Siamo? Infartata totalmente tutto quanto. Erano. Quant'era? Ormai qualche mese che non succedeva il patatrack. E vabbè, che cazzo ci frega. Era qualche mese che non succedeva. Ci siamo? Sì, tutto bene. Boh, è successo. Madonna, mi stava dicendo un'altra volta, streaming disconnesso mi sta prendendo un infarto, vaffanculo. Era tanto che non succede. Comunque siamo tornati, scusate. Effettivamente The truth remains that erano I need quelle saving. le I need your capacità help, extra. Risen. Adesso sto col panico perché ho paura che sia successo qualche cazzo. But if Comunque, there is aught I can do. imparabilità per le capacità più. Possiamo parlare con lei. Saccheggio, ripristina leggermente la salute quando infliggi un colpo mortale. Accelera la velocità con cui raccoglie oggetti. Accelera la velocità con cui recuperi la salute. Comunque, scusate un attimo il casino. Mo speriamo non sia morto tutto. Sì, nel dubbio, sì, refreshate perché almeno vi sincronizza anche di nuovo con noi. Prendiamo tutto. Queste non mi ricordo se puoi metterle. Perché mi pare c'era la cosa. No, un cazzo che ti frega proprio. Mi ricordavo c'era la. Una roba a parte, invece no. C'è solo un But there is paio aught sono I can. fighe, The truth effettivamente, remains. solo un paio. Filo di merda, non stare in mezzo ai coglioni. Credo sia stato tra l'altro un problema di Streamlabs. She bears a melancholy face. Ha It seems you have un'aria trouble. malinconica, grazie al cazzo con la storia che c'ha. Grazie al cazzo. Tanto non credo che abbia mai usato qualcuno Oga. Path ahead is long and hard. Tecnicamente aggiungendomi su Steam dovrebbe apparirti brutalmente. Ma perché quegli anelli devi farmarli come se fossero la fine del cazzo di mondo. Quella roba lì non la leggeremo fino a quando non l'abbiamo completata. Torniamo all'avventura. Peccato che non ci sia infatti la cosa di poter cercare proprio il nome specifico. Peccato veramente. Tanto mi trovate su Steam come Lich, mi pare. Adesso ci rimane quella scritta streaming disconnesso che mi sta facendo infartare, porca troia. Tanto non c'è più il tizio. Più si va in profondità e più le creature diventano aggressive. Probabilmente sì. Cioè io mi sto tenendo Joanna e Joan fino all'endgame. E che non vedrò la mia terra ricostruita. Che sia una persona dell'Ovest. Guardate che potete arrivare fin laggiù. Cioè guarda che cazzo di bellezza che è il game design. Di Dark Arisen. È una roba veramente fantastica. Sì, ma anche qualcun altro me. Non so chi mi aveva detto tipo che aveva usato il libro della pioggia di meteoriti dentro la città e non ritrova più i commercianti perché probabilmente sono morti. Ok, sono spawnati quelli normali. D'altro, saetta del cacciatore è un incantesimo sacro, quindi non morti li devasta. Sì, ogni volta che vedrò un morto sapete che io faccio così perché non siamo abbastanza forti da affrontarli. Modo segreto per battere i non morti. Un'altra volta? Non è la morte. Un altro! Ma basta per Dio! Che palle! Eh sì, con una bella freccia esplosiva magari anche.
Ma c'ha anche più barre. Di merda. Oga usa le fiaschette esplosive. Bravo, Oga. Che bello l'Archer Mago. Semplice. Tanto Sette Cacciatore è molto utile perché colpendo tutti i punti del mostro lo fa cadere molto facilmente. E lo stanna molto facilmente. Che palle che abbiamo dovuto separare la live adesso. Che due coglioni. Che palle, non succedeva da mesi ormai. Quindi si vede che è proprio successo qualche puttanaio strano per... Non c'ho qualcosa, uso così perché non c'ho voglia di aspettare. Giovanna, non stare attaccata perché se si lancia indietro cadi di sotto è la fine. E poi magari potrei farvi vedere anche varie classi, non solo Archer Mago, così almeno proviamo un po' tutto a Nerabisso. Sciura così. Ma perché una volta in una clip un mago si è tipo preso una quantità di danni, perché sti cosi appena vi ci attaccate si lanciano di schiena. Brava Oga. Guardate che vanno in sincrono Oga e Johan. Ma le state a vedere che cazzo di figurine? Ma sono spiccicate! Ma andavano in sincrono perfette! Non mi devo distrarre. No! Ecco, porca puttana del danno, mortacci tua. Ma io tra l'altro mi sono portato... Non ho droppato niente. vabbè, che cazzo ci frega ormai. Ma tra l'altro già quasi è mezzanotte, ma passa così tanto velocemente il tempo. No, no, ma... Ma ce l'ha usato su di noi l'oggetto curativo? Qualcuno mi tolga, qualcuno mi aiuti? Oh, non ve l'ha insegnato proprio. Oga tira boccetta, come se non ci fosse domani. Però vedete quanti livellini fate. Quanti livellini fate, cazzo. Utile. No! Oga, aiuto! Ok, madonna, grazie. Grazie, bella de mamma. C'ho paura di sti cosi. Qualcuno... Non mi ricordavo che stassero pietrificazione sti figli di puttana. La pietrificazione non può essere curata con la magia normale ed è fatale se non viene guarita. Usa lo scioglipietra, un oggetto simile, per curarti l'alterazione. Anche se la pietrificazione è bellissima, peccato che per attaccarla a qualcosa in game normale, se sei uno stregone, ci metti 7 anni. Io una volta vidi una clip, ovviamente con dei cheat attivi, di una persona, non mi ricordo che si è staccato il controllo perché si è scaricato, di una persona che riuscì a pietrificare, non mi ricordo chi, ma era un qualche cazzo di enorme. Era fottutamente gigante, forse un draghetto di quelli piccoli. Perché io il massimo che in vita mia sono riuscito a pietrificare con lo stregone è stato un ciclope. Si vuole riattaccare il controller? Il massimo che sono riuscito a pietrificare è stato un ciclope, ma ci sono stato dietro una quantità di tempo. Immane. Veramente immane, cazzo. Non so se si dice immane o immane, però c'ho il naso tappato, quindi la pigliate un po' come la pigliate. Si vuole riattaccare il signor controller o devo bestemmiare tutti i santi? Allo? Allo? Controller Kun? Ok, forse si è attaccato. E se arrivasse la morte adesso, bestemmio fortissimo. Esatto, uno a uno. Qua mi sa che incontriamo anche il primo... il primo vero distruttore.
Incontriamo Gatsu praticamente. Ma basta con questi tomi del cazzo. Avvicinati, stronzo. Porca puttana. Questa è magia. Vabbè, è caduto di sotto come un pesce lesso. Minchia, quanto resistente. Perché? Hai sto piano piano piano. Oggi, visto che è venerdì, la facciamo un po' più lunga. Mica perché c'ho voglia di fottutamente giocare. Ma fammi leggere la cosa. Allora, non mi ricordo di qua che cazzo c'era. Forse era uno di quei posti salvi. Manco. Ah! Ah, io non ho cure. Tanto io non ho usato per tutto il gioco cure e qui ne sto usando una quantità in vereconda. Fa impazzire anche chi ha i nervi più saldi. Ma perché stanno impazzendo? Perché c'ha qualche strana magia nell'abisso? Poi ne riparliamo. Guardate che belle, i sauri tipo salamandra qua in realtà sono bellissimi. Cioè, ci sta proprio bello nell'abisso, è proprio cazzo bello. Non ci sta niente da dire, nell'abisso è fantastico. Ah, pensavo ci fosse qualcosa sotto. Ecco, tutti questi effetti, se non avessi la mod Don't Blind Me, ero blind, cioè ero letteralmente ciecato in questo momento. Madonna, sai, in 6 tempi ma ricordavo così. Però potete vedere che bello che se li congelati si spengono. No, devo recuperarla come ho detto un'altra volta, perché sono curioso di sapere di che cosa parla. Sono veramente curioso. Tanto dovete spegnerli questi, perché se non li spegnete vi fanno danno a contatto. Magari prima della prossima live le cambio le pedine. Magari. Prendo qualche pedina di qualcuno di voi, magari. Gli faccio qualche piccola modifica. Perché, per esempio, Joanna e Joan sono pedine di due giocatori che non so chi cazzo siano. Ma col fatto che a Joan gli ho dato un'armatura dragoforgiata del grifone e a lei pure gli ho dato roba dragoforgiata del mago. Che cazzo ho fatto? Invece di cambiarle, le ho livellate. Perché da tipo dentro il gioco c'è un modo per clicchi e ti trigger il level up, così che le tengo aggiornate a livello di mie doga. Però potrei cambiarle, perché almeno segue la storia del gioco base, non le. No, dai. Ma come? Vabbè, magari hanno ampliato un po' la trama. Cazzo. Ah, roccia lavica. Il platino, addirittura. Tanto c'è sempre questa statua. Tanto siamo 16, attenzione. C'è sempre questa statua del leone. Ma che cazzo gli sparo che tanto non è un mimic, apri tu, Oga. Ok. Infatti non ho capito perché hanno fatto, perché mi sa che non è tanto, non è. Queste cose qui sono letteralmente piccoli eserciti di pedine perdute. I vostri comandi, vi prego. Sono proprio piccoli eserciti di pedine senza padrone. E tra l'altro c'è una cosa anche molto peculiare, è il fatto che nel gioco tu, la tua pedina non può avere una classe ibrida. Molte di queste pedine, alcune, hanno le classi ibride, quindi non ho mai capito se è stata una cosa di tipo lore-wise, il fatto che queste magari sono pedine antiche più forti, o boh, se so, ci hanno ripensato in Dark Arisen. Mai capito. E l'assassino fa davvero ma esatto! Perché le. Io non ho mai capito perché non hanno messo le pedine fin dall'inizio che potevi farle ibride. Cioè, tecnicamente con la D-input puoi farlo, però non so come si comporta l'IA. Madonna, per un attimo pensavo fossimo crashati perché mi aveva detto ti diamo il benvenuto alla chat. Dio Cristo, che infarto.
È abbastanza carina la trama, comunque non è uguale, ma tanto prima o poi lo vedrò, perché tanto mi vedo anche la merda. Oh, bella la veste cremisi. Io, ragazzo, sto con... neanche Sabaku c'ha così tanta ansia che gli crasha la live. Vabbè, magari Sabaku sì. Sabe che purtroppo io e Sabaku capiamo la gioia del 60k. Della connessione defatta col buco del culo. E voi dovete sapere che inizialmente in questo canale noi streamavamo neanche con il 1000 di bitrate, anzi inizialmente col 500. C'erano dei cubettoni che erano grossi come la mia capoccia. Su questo cazzo di canale. Oga, mi hai fatto prendere un infarto che mi sei spawnato dietro al culo. Una delle clip più belle del canale, che è la clip dell'accendino con Erfaina, in cui si potevi contare i fottuti pixel a schermo. Sapeva quale, anzi, pure se la gente piace il discorso. Vabbè, ma quella è deformazione professionale. Schifo! Yeah! Io ho detto, raga, mettetemi contro pure un fottuto leone. Io vi ammazzo, vi sguarto a mani nude un leone. Però queste cose no. Queste cose no. Tanto, vediamo se riesco a farvi vedere. Questo era uno stregone. Vediamo se tra... Oh, c'è quella laggiù. Ma che te briganti. Vabbè, che Oga giustamente non le conosce le pedine perdute. Il vostro comando mi ha portato fin qua. Ah, eccolo, questo che cos'è? No, è uno Strider. Mi sa che Yoga sta diventando involontariamente un guardiano. La dovrò trainare un po' perché sta troppo vicina. Come hai fatto la questa del grifone? L'ho massacrato di botte? Non so. Potevo shottarlo, ma era uno stregone durante quella quest, quindi non ci sono riuscito. Porco. Maledetto sia la Risen come il drago. Tra l'altro questa c'è una piccola... Non so se è soltanto lui. È soltanto lui? Ok, no, allora non ve ne parlo ancora. Lo intendevo per la trappola con ragno. Io l'ho fatta con un goblin. Col cazzo che lo prendo un ragno in mano. No, 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 no. Mi faccio i chilometri e mi cerco piuttosto un fottuto goblin. Non lo tocco un ragno. Ma manco se mi paghi. No, no. E poi gente mi diceva, gioca underground, che dovrebbe essere tipo un survival. Cioè, stanno i ragni grossi così che ti saltano in faccia. Ma che cazzo siamo di... Ma facciamo i seri, per favore. Non diciamo cazzate. Volete colpirgli il cuore? Oh, grazie. Aspettate. Cos'è? Ogni tanto la morte mi deve prendere. Stanno diventando entrambe dei guardiani, perché mi sa che Johan è un guardiano e sta influenzando Oga. Sta influenzando Oga. Può anche rimanere lì, Fatal, per quanto mi calcola. Vabbè, miranculo ce l'hai, signorino, però fatelo dire. Meglio, ma c'è stava anche un'altra roba che volevo portare perché sembrava una cazzata inizialmente. L'avevo visto da Ferrir. Che era tipo un gioco dove dovevi sterminare i ragni. Che inizialmente erano pucciosi, ci stavano le uova, queste cose così. Poi hanno cominciato a sbucare quelli che ti saltano in faccia, quelli esplosivi, quelli che ti fanno i jumpscare. Io ho fatto, ma col cazzo, ma rimani pure lì dove stai. Ma io non ti tocco, ma neanche con la mano di qualcun altro. Ma non guardarmi. Devo dirgli avanti sempre ad Oga, perché
Sta diventando un guardiano. Non va bene che sta diventando un guardiano. Deve essere una di... Deve combattere da sola. La vedo come una cosa molto bella, dato che i draghi di trama sono degli Arisen. È molto figa come cosa. È molto molto figa perché vuol dire che te la controllano, no? Kiliton Fire, sì. Buonanotte, Mr. Sepp. Grazie mille per essere stato con noi. Bello, alla prossima. A lunedì. Letta la puttana tua madre, quella soccolona. Falsa di tuberi. È molto molto bella perché è come se forzassero il loro controllo su qualcun altro. Infatti, se prendono una pedina, la controllano. Se prendono la risa, lo sbatucchiano per terra fortissimo. Tanto qua dovremmo rompergli anche le cose. Alla prossima anche a te, Grimjo. Grazie mille per la compagnia, bello. Stai tranquillissimo. Li faccio esplodere io, vaffanculo. Tanto penso che continuiamo fino a mezzanotte e mezza massimo e poi stacchiamo. Perché ho proprio tanta voglia di giocare a Dragon's Dogma. E voi non avete idea. È proprio un gioco che io ci passerei le ore a giocarci. Guarda che belle come combattono i draghi comunque. Il Covid è... Parte pure quello che non ci voleva. Perché io dovevo registrare l'audio e il doppiaggio di alcuni video. Soltanto che sono fottutamente morto e non posso farlo finché non mi passa. E allora non staccare, sarebbe bello. Sarebbe fantastico. Anche perché il venerdì solitamente fuori estate era la serata quella un pelino più lunga. Oga, non... Devo farti... Sì, fuori stream gli faccio la traino un attimo per cambiargli il mood, perché si sta abituando troppo a Joan, perché l'ho guardata, l'ho vista dentro, Joan, ed è una guardiana, e sicuramente non avendo mai fatto il guerriero si è abituata a lei. Beh, ti potresti anche stannare, magari, no? Tanto non gli sto facendo un cazzo. Però pare che stanno cominciando a usare gli oggetti. Finish him. Che bella la schivata, che proprio c'ha dei frame della Madonna. Nel cuore. Nel cuore. 70.000 di XP, porca troia. Quante XP te danno comunque qua? Te ne danno veramente un... un puttanaio. Tanto penso che li farmerò i cristalli della faia, però non vorrei livellare troppo perché comunque la voglio... Lo voglio un po' di grado di sfida. Lo voglio, cazzo. Noi siamo venuti da destra. A sinistra, che cazzo c'è? Tanto prima di fare tutto quel puttana, io volevo farvi vedere se c'era qualche pedina strana. Tanto bello come le pedine hanno il dialogo sotto quello importante qua. All'altro, giusto per sprecarla, perché qua non mi ricordo se funziona. Posso riprenderla? No, peccato. Qua eravamo già venuti.
Infatti la chiave, aspetta, l'ho presa qua. Di qua dove si va? Tanto dovremmo andare a esplorare pure una cosa all'inizio che mi sono dimenticato di esplorare. E vaffanculo! Una volta che non gliela faccio aprire sta cazzo di... Sta castando Instant Death! Così nel chill loro. Però vi danno delle robe molto fiche. Abbiamo abbastanza oggetti curativi? No. Però c'è uno di questi. Intanto spero di trovarli tutti perché questi sono importanti per parlarvi della lore. Questi pipistrelli mai capiti che cazzo li mettono a fare. C'era un altro di quei robbi, bestemmiavo fortissimo. Ah, tra l'altro penso che ve ne sarete... Sariate? Sariete? Accorti? Ma ogni tanto mi partono le madonne. In caso vi danno fastidio, mi dispiace. Però se è una cosa che vi può rincuorare, non sono una di quelle persone che le spamma a manetta perché sì. Cioè, se la tira è proprio di cuore. Andiamo di qua. Tanto sto pesando come un tongabanga. Eh no, qua in mezzo non ce n'era nessuno avanzato. E in parte veneto, no, non sono in parte veneto, ma sono italiano. Bellissimo come ogni... Come ogni tanto vedo dei meme con parolacce in inglese, parolacce in tedesco. E poi alla fine mettono, ma proprio anche all'estero, poi alla fine mettono sempre gli italiani che hanno creato delle bestie, delle parolacce apposta per insultare Dio. Perché effettivamente noi siamo lo stato che c'ha il cazzo di Vaticano, no? Comunque Roma, il Papa, tutte, però siamo lo stato che ha inventato effettivamente delle parolacce perché le bestemmie non esistono. In altre lingue, cioè se tu dici God Pork o Pork God o Butanokami, no? Che sarebbe maiale Dio in giapponese, cioè non c'ha cazzo senso. Siamo saliti al... Ma guardate che se va così probabilmente il boss finale ce lo facciamo in hard mode. Perché poi sì, sono le più creative, noi vabbè. Italiani top number one anche nelle parolacce mondialmente. Che cazzo volevi fare? Non mi prendi, puttana. Scusate, fatemi un attimo vedere. Stat, Oga, Inclination. C'ha Mitigator a 995, Skater. E sta salendo un fottio Guardian, lo sapevo, porca puttana, perché la stavo vedendo. Vediando. La stavo vedendo, ogni tanto mi parte l'Ibrahimovic. La stavo vedendo che sta a fa ste cazzate. Luoghi banali potrebbero nascondere. Che è successo? Sono tutto. Però effettivamente sono, come ho detto molte volte, sono in parte svizzero. Non so se può interessare. Oh, Madonna dell'ingoronata te! Ma tu sei matto! E mo' troppi soldini! Porca puttana! Pina! Comunque. Topolini. Topolino. Cioè, se intendi la faglia, sì, però costa 15.000. Ah, quella del ricordo? 8 matte. Infatti, per gli esperti, se ve le ricordate, ditemelo più che volentieri perché non mi ricordo fottutamente. Non mi ricordo fottutamente tutto. Dov'è? Perché quelle sono importanti. Vabbè che tanto quelle se non le troviamo tutte le dico io. Che madonna. Perché se cose cazzo potevano farle un po' più. Io pensavo fosse un pezzetto di stronzo così.
Ritirata strategica. Aspetta. Quello col cazzo che lo affronto nei corridoi. Dio mio, mi sono partiti 10 anni di vita. Quella probabilmente è una pizza che mi avrebbe shottato. Allora, una ce l'abbiamo, l'altra pure. Ci manca il Cristo. No, vabbè, dai, l'affrontiamo. Minchia, l'ho missato. Oga, vai! Ti faccio da support! E io non ho capito, ma è la borchia esplosiva che li fa saltare così fortissimo, o è Oga che c'ha tipo l'ennesima potenza? C'ha il cazzo più grande di tutti qua in mezzo, e siamo tutte donne? Probabilmente anche del Minotauro. Sì, no, se è la borchia esplosiva che li fa volare come dei... Come molestare? Ma da... Ma vaffanculo. Incontri ravvicinati del terzo di corno di bue. Lo so, perché Oga mi sta vedendo che ho più o meno la morte sulle spalle. Vabbè che tanto queste servono solo per curate, non è che sono dei checkpoint. Se avessero fatto che fossero pure dei checkpoint sarebbe stato figo come cosa. Ma tanto, ma da dove è spawnato il merda che non l'ho visto? Tanto non mi ricordo neanche dove devo andare, perché di qua che c'era? Ho trovato un tubero secco. Mica si vede che sto pesando comunque. Dio Cristo, vado lentissimo. Vabbè, dove stiamo scendendo? No, aspetta. Perché sono abbastanza sicuro che in realtà la via principale sia alla base, perché vai nelle profondità. Quanti topolini? No, oh, Bonnie. No! Questo c'ha il cancro nello stivale, non il serpente, maledetto. C'ho dei lupi brutti dietro. Manga ha droppato il pezzo di merda. Infamotto. Madonna mia, aspetta. Oga, che devi fare con quel barilotto? Ammazzare Johan. Ok, va bene così. Allora, Oga, visto che tu non hai un cazzo. Peso. Oga. Almeno a medio ci vorrei andare. No, John! È viva? Come cazzo è... Che cazzo c'è là sotto? Madonna, è viva, mi ha fatto via un colpo, pensavo fosse morta. Madonna, ma gioco da 10 anni, quel che cazzo è quel posto lì? Ma perché si vede che è caduta per il barilotto di Oga dietro la schiena? Soltanto che Gesù Cristo gli ha fatto no, tu oggi non muori. Mai visto quel luogo. Ma che cazzo? Ho visto Gian Parroco del cazzo. Sei da solo? Beh. No, aspetta, vedo qualcosa che si muove laggiù. Che cos'è? Non ci vedo.
Vabbè, scopro anch'io cose, raga. Cioè, come ho detto molte volte, non si finisce mai di imparare. Basta che qua ci stanno mimic, per favore. Un leech! Ciao, papà! Ah, cazzo, avevo i doghini. Sì. Però li preferisco al leech perché è solo noioso il leech. Ma stia calmo lei. Signora, che cosa vuole là dietro? Qualcuno colpisca il leech. Scusate. Ma vada a fanculo. Vabbè, no che l'ha preso a scudate sui denti. Cristo. Immortali queste signorine. Qua i non morti in Nerabisso, se non c'avete qualche roba che fa il... Che fa il... come si chiama? La fede è triste come cosa, Qua infatti il paladino devasta. Madonna mia, quanta vita. Gesù! Più vita del leech, cazzo. Ah, perché queste sono banshee, è vero. Ho sbagliato. Queste non sono... Questi non sono morti, sono banshee. Avrei dovuto riconoscerle dallo strillo. Non ci ho pensato, è vero. Che sono molto simili ai non morti, ma sono dito un culo extra nuovo. Va bene. Sì, comunque prima della prossima live un pelino farmerò i cristalli della faia, perché sennò è la fine. Probabilmente mi metto a far... No, però se farmo l'Ur Dragon faccio livelli a stecca, non posso. Bella la veste del filosofo. Dio Lesto 98, bellissimo nick, benvenuto in taverna, grazie mille per il follow. Madonna, Nox in questo momento ha il culo che pesa una tonnellata, e se non avessi forza nelle gambe era pure peggio. Voci che indugiano qua e là, le storie che raccontano riescono a incuterti timore, lo dico io quello. Perché molti Arisen sono impazziti girando per Nerabisso. Ma perché? Cioè, noi non stiamo impazzendo, non abbiamo cose strane. Benvenuto in live, sì, immaginavo che è benvenuto tra di noi. Sono contento che stai qua. Allora, adesso possiamo scendere... Allora, anzi, proviamo a scendere da dove è scesa la tizia. Io adesso gioco da anni questo... Non ho mai pensato a lanciarmi nella morte. È lanciata qua. C'è qualche cazzo? No, è tipo shortcut. Più o meno. A meno che non spona Gesù Cristo adesso. Vabbè, per scendere prima. Bracciali di scaglie di drago. Ecco, questo sarà un set finale per Oga. Perché esiste praticamente come quella della chimera, dell'idra, soltanto fatto di scaglie di drago. Ah, serve per... Ma che cazzo stai? Ma raga, ma che cazzo? Piano, della morte dietro l'angolo, per 10.000 monete, non so quanto... Io adesso mi metto a guardare sempre nei dirupi, cazzo. Me l'hanno detto molti di recente, anche i miei amici, che se lo stanno riscaricando. Bravo comunque. Oh, ce l'ho la chiave, no? Sì.
Sono una zanzara in camera da 3 giorni. Sappi che quella, se non la uccidi adesso, fatal, te la ritrovi questo inverno che è grossa così e a un certo punto ti fa sigaretta? Io mi ricordo che durante l'estate un anno non avevo ucciso una mosca, l'ho tenuta come tutto l'inverno. Eravamo di... Eravamo diventati best friend. Puttana. Allora, corri, 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 corri. No, c'ho il culo pesantissimo. Sono ticchissima. Madonna, meno male che c'ho ripristino rapido, se no era la fine. Tanto questo è un goblin che lo sta sparando, eh. Minchia. Minchia dell'equilibrio. Dov'è? Bastarda. Succube di merda. Basta, è vero che sono deboli al ghiaccio, mi pare. C'è qualcosa di grosso sotto? Ah, un ciclope, vabbè. Porca puttana, quanta vita. Ma che cazzo attirate? Andate a combattere. Bestie. Che è tutta colpa tua, Johan. Stai insegnando cose brutte a Oga. Oga si diverte a saltare sui ponti. Non sa che la fortuna prima o poi finisce e si spezza le tibie. Ho provato. Che bello l'Archer Mago, comunque mi mancava come classe. Vabbè, ma è un ciclope piccolo. Entra in tutto il cerchio di incantamento. Certo, se vedessi qualche cazzo sarebbe... Tanto questo è bello perché ti lancia le cose esplosive. Non è il ciclope normale. Vedete che è molto più magro rispetto a un ciclope standard, perché è un mischiaticcio, è peculiare. Vedete, prende dal fuoco i barilotti esplosivi. Se vuoi... Ah, puttana, volevo farglielo esplodere. Cioè, penso io a farle esplodere. Bravissimo. Chi è durissimo, eh? No! No! Staccatemela! Grazie, Oga. Che queste vitolfi vi fanno un debacco. Ma chi è che tira i barilotti a cazzo? È un'ora che mi arrivano barilotti qua! Porca troia! Ma chi ve le insegna queste cose? Probabilmente Oga. Però va bene. Miriamo alle gambe, così si abbassa lo stro... Oga, non... non è... è entrata 2 volte, si è presa 2 ceffoni. No, ho bisogno di stamina. Allora, proviamo a cambiare un attimo. Madonna, cioè, state a vedere 1656 col power up. Porca troia. Ce l'ho qualcosa che mi ridà il vigore? Ma perché l'hanno annunciato un giorno così alla capo, come hanno fatto... Hanno aperto letteralmente le magliette. Siamo a sviluppare Dragon's Dogma 2. Ah. Come? La gente era un attimo... Dici, va bene. Però no, non si sa ancora niente, ma conoscendo la Capcom e da quel che si era visto, dovrebbe essere o autunno 2022 o massimo 2023. Ecco, Cati, sei debole all'elettricità. Trust, benvenuto in taverna, grazie mille per il follow. Help me.
Sì, mollala però, Gesù santissimo. Ah, tra l'altro oggi guardiamo il film in Italia di Dungeon. L'abbiamo già fatto, l'abbiamo visto l'altro giorno. L'abbiamo visto proprio l'altro. Madonna quanta XP. Purtroppo. Mi dispiace, beh. Quando è crashato Yakuza che non partiva, ho detto vabbè, che facciamo? Ci vediamo il trailer. Però sì, vabbè, ma infatti meglio che l'abbiano annunciato che mai, eh. Spero però che ci puntino di più rispetto al primo. Abbiamo trovato un monile di livello 3, eh. Gira. Oh. Ecco. Il posto che avevo missato prima era tipo sempre in queste zone così. Era questo qui. Perché c'è stava pure nella zona prima. Me lo ricorderò questo smile. No, quello devi dirlo a Yakuza. Oddio. Che se Yakuza avesse fatto quello che doveva fare. Mannaggia lui. Ma spawnate quanti scheletri vi pare. Io ve secco a tutti, c'ho le frecce sacre. Mandate. Che ha spawnato? Che ha spawnato? Eh? Non la morte, spero. Non ho capito che cosa è spawnato. No, ancora no. Non riesco ancora a sistemarlo. Infatti spero di... Mi ci dovrò chiudere o stanotte o domani. Allora, ho sentito qualcosa di fottutamente enorme. Ho troppa roba. Ho troppa roba nell'inventario. Vaffanculo. Dio Cristo, toga. Sto via pure questo. Sì, no, ma è veramente una quantità di robe. Bellissimo gioco, ma c'è sempre porting per PC dei giapponesi, eh. Io lo ricorderò a vita. A vita. Ma è un altro ciclope di merda. Mi sa che è un altro ciclope del cazzo. Ah, è un drago. Ah, vabbè. È un draghetto del cazzo. Vabbè, ma le barre che cazzo si stanno a moltiplicare come i topi. Gesù. Sì, si è buggato palesemente. No. Cadi giù. Ma dove cazzo si... Ma dove cazzo si sta a dire? Ma vaffanculo. Bravo. Scendi, così ti faccio questa cosa. Che bello. Prossima live che classe facciamo, visto che siamo in tot? Dai, ogni live facciamo una classe nuova, visto che siamo nell'endgame. Ovviamente tranne il cacciatore, perché l'abbiamo già fatto per 18.000 ore. Colpite con magia sacra. Ma che te magia sacra? Le esplosioni sui denti. No, magia sacra. Codina. È un gioco qua. Sì, quando vedo queste animazioni penso tantissimo a Monster Hunter. Ma tipo tantissimo, perché quando cadono per terra i draghi sono proprio i gusciala da ora. Ma uno a uno, eh. Uno a uno. Gesù santissimo. Vabbè, level design più complesso, problemi più complessi. E poi il gusciala, qualsiasi drago... No, come si chiamano lì? Aspetta, oddio, qualsiasi drago anziano. Penso me, uoga. Bucracca di giù, pezzo di merda. Cioè, questa è proprio il cusciala. Infatti, c'ha lo stesso problema di Monster Hunter. Che non ti fa avvicinare perché fa con le zampette così. Uno a uno, cazzo. Uno a uno.
Grande ascesa e vaffanculo. Magia sacra sui denti. Spammino tattico proprio. Tanto non c'hai il potere tipo di uccidere le pedine con lo strillo. Vaffanculo. C'è una zanzara che sta girando. L'ho presa anche. Non capisco. No, fortunatamente la skin l'ha cambiata, eh. È molto simile a un Kushala anche da sciolto, effettivamente. Però almeno su quello ci si sono impegnati. Sono stanco. Madonna, aiuto. Ma è impazzita Joan? No, ok, mi ha colpito qualcosa a cazzo. Codata di Monster Hunter. Madonna sta merda. Non posso scappare perché peso. Pom! Eppure sul cuore! Oppa. E muori per Dio! Sono stanco, cadrò a breve. Ecco, spero che i menu in qualche modo li migliorino. Spero vivamente. Perché se si vede che sono PlayStation 3, hanno provato ad aggiungere i quick slot e il resto, ma... Dai, però... Dio. Dai. Penso che usciamo da quella porta e per oggi, dai, basta, perché non voglio... Non voglio far troppo tardi, che magari la gente c'ha robe da fare domani. Magari ci ammazziamo un Ur-Dragon così. Così per spizzire, sì, ormai, giusto per far vedere quanto in realtà quello sia un cucciolone una volta che lo impari. Cioè il problema è quello difficile, è quello online, con 3 miliardi di HP. Mi prendo una codata, stavo in volo. Dai che gli manca una barretta di merda. E ora si fa sui... No, ma in realtà potremmo farlo pure quello online, ma quello online, come ho detto molte volte, va fatto con gli altri giocatori, non puoi farlo da solo. Cioè, io ho visto clip di gente palesemente che cheatava, che si metteva la one hit kill, oppure faceva... gli abbassava gli HP, ma non capisce che seppure tu lo shotti con i cheat dagli altri giocatori, non l'hai ammazzato, perché è una roba che viene tipo costantemente... gestita dal server. Grazie mille Fada. Ormai Fada sta tipo in chat che scrive con una mano, con l'altra sta con lo sniper puntato sui bot. Che bello, adoro. Ma poi chissà come, ma poi pure su Instagram. Su Instagram ogni tanto sotto i post sponsorizzalo qui figlio di puttana. Proprio così me lo dico. Qua c'era un... Ma questo è di Resident Evil 6. Vorrei un save. Vabbè, ho capito, fatto da Damantio. No, mi sa che useremo una pietra di ritorno. Bot, non vi temo. Sì, vabbè, ora sono diventati da Damantio. Ma scusa, ma mi ci posso attaccare? Più forte del drago. Aiuto.
Fuggite, sciocchi! No? Ok, ma aspettavo esplodisse. Dai, che c'è un qualche cosa per andarsene a fanculo. Ti prego. È una Banshee? No, che è un morto standard. Oddio. No, no, no. Torniamocene dietro, perché qua se no ci vogliono altre 27.000 ore. Che cos'è? Cos'è? Cos'era quella telecamera? Era orribile. Però bella proprio, Nerabis. E non abbiamo fatto ancora un cazzo, eh. Non abbiamo fatto ancora un cazzo a Nerabis. Allora, prima di andare a parlare con Orla, però, vi faccio vedere qualche... Vediamo se si comincia a sbucare un po' di lore. Ho vagato per questo maledetto labirinto da ormai un anno e non ho ancora trovato una via d'uscita. Ricordi di un altro Risen. A volte sento una voce sconosciuta risuonarmi nella mente, ma le battaglie quotidiane per la sopravvivenza non mi lasciano abbastanza energia per riflettere su misteri del genere. D'ora in poi mi sforzerò di tenere un diario. Ne ho incontrati molti che vagano in questo posto strano. Ci sono stati momenti in cui avrei supplicato il loro aiuto, ma ogni tentativo di unire la mia causa alla loro è stata inutile. Si fa mega live su Nerabisso prima della partita. Sarebbe... secondo... sì, se potrebbe fare effettivamente. Gli altri sono spesso presi dalle loro cose, alcuni mi hanno trattato in modo ostile, mentre altri se la sono svignata senza neanche dire una parola. In effetti molti mi sembrano essere staccati dalle loro. Ah, ok, aspetta, forse sono un coglione. Infatti mi ero dimenticato che si poteva scendere con... D'ora in poi mi sono tenuto un diario dei miei viaggi, anche se composto da brevi pensieri, e forse questi porteranno un po' di conforto a me o a chiunque li leggerà. Arthakos. Essere staccati dalle loro motivazioni. Forse dovrei aspettarmelo in un luogo come questo. Ad ogni rifiuto i morsi della mia solitudine diventano ancora più forti. Perché solitudine? Perché si è perso la pedina. E inoltre, a volte sento una voce sconosciuta risuonarmi nella testa. La voce sconosciuta che lui sentiva erano i pensieri degli Arisen morti, quelli che noi vediamo in giro ogni tanto che ci appaiono i messaggi perché li troviamo. Lui sentiva quelle cose, nella sua testa diceva, vabbè, gente sconosciuta. Noi lo capiamo perché siamo giocatori, però loro sentono i pensieri dei morti. Mi si è scagliato contro un animale ferito, ma non aveva malvagità negli occhi iniettati di sangue. Alla fine sono riuscito a calmarlo e mi ha raccontato la sua storia. Ha detto che perse il cuore per via di un drago. E che si sarebbe vendicato contro il nobile responsabile della morte della figlia. Ma quando ho proposto di essergli amico, non ne ha voluto sapere. E così è scomparso di nuovo nelle profondità del labirinto da cui è venuto. Da allora non l'ho più visto. Una donna giovane disse di essere anch'essa una Risen, in cerca di armi, di una profezia o di una leggenda. Aveva compostezza più adulta rispetto ai suoi anni, i suoi modi mi diedero la speranza di aver trovato una compagna di viaggio. Purtroppo rifiutò il mio invito categoricamente, dicendo che aveva il dovere di raggiungere il suo obiettivo da sola. Come notate in tutte queste storie, però, lui non parla di gruppi. Lui parla sempre di Arisen soli. Ogni Arisen che è entrato all'interno di questo labirinto, volente o nolente, ha perso la sua pedina. Ma non perché è morta, se l'è letteralmente persa. Perché man mano che tu vai avanti nel labirinto, perdi i tuoi obiettivi, le tue speranze, anche la tua coscienza, e quindi magari la pedina in qualche modo si distacca. Aveva forse paura di me? Anche lei non l'ho mai più vista da allora. Aveva trovato quello che cercavo, o forse qualcos'altro l'aveva trovata prima. Non puoi ancora leggerlo? Vabbè, ci mancano... Questa è la confessione di Olra. C'è anche il coso. Per servire il suo pradone devi essere come comanda ed essere plasmata a sua immagine. Si Olra, zitta. Questo fa parte di una pedina. Zitta Olra, per Dio! Ma l'immagine del mio padrone non era più sua. Sconfitta dal custode del mondo, cadde nella dannazione. Dopo aver assistito alla sua morte per raggiungere il suo scopo, il mio petto si riempì di rammarico. Eppure, in mezzo a quel buio, una scintilla di luce mise le radici. Scusa. Nella mia anima comparve uno specchio.
Riflesso grezzo incompleto della Risen e simbolo di una nuova forza. Mi ero svegliata per amare. Ho iniziato a notare cambiamenti in me e... Vabbè, ormai ve la tenete, raga, mi sono toccato. Ho iniziato a notare cambiamenti in me, come se le sue cure instancabili avevano visto la mia memoria in frantumi e lentamente la stavano guarendo. Ho finito per amarlo come la mia padrona prima di me. Per adesso, questo cosa ci dice? Che praticamente Orla è una pedina, il cui master, il cui Arisen, è morto. O è morta, in questo caso. Però, dopo che è successo quel che è successo, come abbiamo visto nella quest di Selene, ha preso probabilmente l'anima del proprio Arisen, è diventata umana, però poi ha trovato un altro Arisen. In dialettico celtico, vabbè. Ho finito per amarlo come la mia padrona mi vede. Poi qualche anno più tardi il destino è arrivato sulle ali del drago e l'ha marchiato come Arisen, come la sua padrona prima di lui. Anche se il suo cuore è andato perso, sembrava più vivo che mai. Batteva con un nuovo scopo: uccidere il drago e vendicare Grette. Sono diventata la sua pedina di mia spontanea volontà. Anche ho visto in questo una nuova vocazione: per amarlo, servirlo e prestargli la mia forza. Infine, per diventare come lui, è stato un destino che ho accolto volentieri. Sconfiggimi o dimmi il tuo desiderio e offri un sacrificio. Per una seconda volta ho sentito il drago proporre la sua offerta. Eppure ho sentito una strana riluttanza nel suo tono, come se l'ultimatum fosse stato dato involontariamente. E in questo momento capii che il drago che abbiamo di fronte è la mia precedente padrona trasformata. La rivelazione lo distrusse. Qualunque fosse stata la sua scelta, il costo sarebbe stato una crudele tragedia. Un nuovo oscuro desiderio si riversò nella sua anima. Madonna, ma che è tutto sto spoiler, tra l'altro? Nella sua anima distrutta. Perché hanno messo sto cazzo di audio di merda? Si riversò nella sua anima distrutta. Un potere per distruggere tutto. Eppure non l'ho mai incolpato. Cioè, questo mi ha condannato a morte, eppure non l'ho mai incolpato. Per come la mia vita è stata spenta, ho tenuto ferma la mia convinzione. Il giorno sarebbe arrivato, lo sapevo, quando lui, il nostro padrone, e io avremmo trovato la redenzione. Questa roba che abbiamo appena letto è triste come la merda, perché ci racconta bene o male tutta la storia di Orra e... No, non lo so, forse Blut. Ci racconta tutta la storia di Nera Abisso, di Orra e di quello che veniva prima. Perché praticamente che è successo? Orra era la pedina di Grette, questa donna, no? Era la pedina di questa donna di nome Grette. Ha viaggiato con lei, ha fatto il cammino della Risen, tutto quel che cazzo che doveva fare, ed è arrivata fino al drago sconfiggendolo. Dopo che ha sconfitto il drago, è andata a fare il nostro stesso cammino che stiamo facendo nel gioco base, quindi stava cercando i cuori, ed è arrivato a un qualcosa dove però purtroppo è morta. Come noi sappiamo, quando una Risen muore, soprattutto in un determinato momento della sua vita, diventa un drago. Grette è diventato quello che per noi è stato Grigori. Quindi che è successo? È morto, l'anima di Grette è entrata in Orra facendola diventare umana, e Grette invece è diventato il drago, il nuovo drago che è andato alla ricerca del nuovo Arisen. Quando Grette è diventata umana, quando Orra è diventata umana, è ovviamente ultra mega triste per la propria padrona, però ha trovato una persona da amare, un uomo, con cui appunto è diventata completamente umana, l'ha amata e tutto quanto. Quando è ritornato il drago, ovvero Grette, ha scelto come nuovo Arisen questa persona. Quindi gli ha rubato il cuore. E che è successo? Questa persona ha fatto quello che abbiamo fatto noi. Ha preso Orra come sua pedina ed è andata nella sua campagna. Basta, Joanna. È andata nella sua campagna alla ricerca della sconfitta del drago. Però quando è arrivato questa persona, si è trovato nella nostra stessa situazione. Ovvero il drago gli ha fatto la domanda, hai fatto: mi affronti
o sacrifichi la cosa che è più cara per te al mondo, ovvero Orra. E questo tizio ha un po' sbottato perché molto probabilmente, come ci ha detto nella scritta, per lui era un perdi-perdi perché se affrontava il drago avrebbe affrontato qualcuno che era per lui grato, che era per lui importante. Magari Grette era per adesso ve lo dico così, era qualcuno di molto importante per lui, mentre se avesse sacrificato la cosa più cara al mondo, avrebbe sacrificato Orra. E quindi è successo un patatrac e ha creato Nerabis. Poi ci torneremo a parlare perché è una storia ultra mega triste. Ma comunque Orra. Io non so abbastanza di me per non parlare di quest'altra anima. E ancora il mio cuore c'è il loro destino, il mio, e pesa ancora più a me. Vabbè. Deve salvare questa persona in cui ha scritto. Ti faccio purificare anche il mio buco del culo, per favore. Vai tutto. Ok. Fa recuperare leggermente la resistenza massima per un periodo di tempo limitato. Poi c'è il trasporto, accedi ai tuoi movimenti mentre trasporti una persona o un oggetto. Essenza diabolica, vabbè, cazzi. Grande importanza storica, ma che non si può assegnare. Estratto diabolico. Aumenta la soglia dei danni da cadute e ti consente di scendere in modo sicuro da un'altezza maggiore. Questo è molto buono. Atterramento e magia oscura, perfetto per i maghi. Difesa e resistenza a pietrificazione. Arco del baluardo, cappa da nomade. Vabbè, robe strane. Ma comunque, salviamo, andiamo a dormire. Scusatemi del mega momento lore, lettura e cazzi, però ci tengo molto alla lore. Poi ne riparleremo meglio. Certo, avere Orla che sta sotto a fa che rompe i coglioni non è propriamente i top. Però, hey, se l'hanno messa ci sarà un motivo. Volevo solo dormire. Ok, grazie. No, non la cronologia. Cosa usata da nessuno all'interno del gioco, però va bene. Vabbè, dai, anche la seconda parte della live, nonostante prima siamo crashati, almeno è durata un'oretta. È durata un'oretta. Mi togliere dal cazzo. Probabilmente comunque volevo andare a ammazzare l'Urdragon, però si è fatta una certa, non voglio tirarle troppo le live. Cosa mi è arrivato qui? Mi ha scritto anche in cazzo di privato quel bot che hai bannato prima. Ma com'è possibile? Però bello, bello. Non vedo l'ora di continuare a Nerabisso perché è veramente fantastico. Prossima volta non so se ricambiare classe. Potremmo andare con qualcosa di più da infighter, magari. Non lo so. Non lo so. Magari un assassino che non ve l'ho mai fatto vedere. Oppure un paladino. Potremmo fare un bel paladino. Mi faccio un giretto a prendermi le armi draconiche fighe e si va di paladino. Mai dire mai, mai dire mai. Vediamo se c'è qualcuno online da raidare. Vi mando da qualche parte se vi va di rimanere. Vediamo. Ah, stanno giocando a D&D qua. Da Italia in gioco. Sperando che non è finito. Tanto D&D quinta edizione, vi mando da Italia in gioco che stanno giocando D&D. Abbiamo il raid. Fatemi un salutino che io mi sa che adesso vado a lavorare brutalmente, quindi non credo mi metto lì in mezzo. Io per il resto spero che la live vi sia piaciuta. Grazie mille a tutti quanti per la compagnia anche nell'ora tarda di venerdì. Per i nuovi sappiate che molte volte facciamo una live un pelino più lunga perché il fine settimana non si fa. Anche se un giorno io spero di poterlo fare a tempo pieno e ci saranno live extra, live notturne, ci saranno cosine. Per il resto buon fine settimana a tutti quanti, anche a te Fatal. State bene, state al fresco, bevete, mangiate, domani che è sabato, ubriacatevi. No, si scherza. E ricordate sempre, Corgi Gang fa bang bang. Buonanotte a tutti quanti, belli. E grazie mille, tra l'altro, per i sub che abbiamo fatto ancora record di nuovo. Ciao, Yoshiko, grazie mille per la compagnia. Ciao, belli, buonanotte.